Ciao a tutti, sono Debbie e oggi si parla di Aldo, Giovanni e Giacomo, o meglio, del nuovo film Odio l'estate. Durante questo video cercherò di includere, come mio solito, spezzoni del film e immagini relative agli argomenti trattati, ma se notate che questo video non è così ricco di supporto multimediale come gli altri filmati, è perché l'ultima volta che ho parlato di Aldo, Giovanni e Giacomo, il video è stato completamente tolto dal mio canale YouTube e bloccato in tutto il mondo per motivi di copyright. Ma se mi state guardando in questo momento, vuol dire che qualcosa è andato a buon fine. E inoltre, se state guardando questo video ma non avete ancora visto il film, non preoccupatevi perché tratterò gli argomenti senza rivelare spoiler. Dunque, Aldo, Giovanni e Giacomo. Dopo anni di successo incalcolabile, la popolarità del trio era iniziata a declinare. Fortemente, principalmente a causa di una serie di progetti non molto apprezzati. Tra quei film recenti c'erano, ad esempio, Fuga da Reuma Park, Il Cosmo sul Comò. Mi ricordo ancora il momento in cui ho provato a guardare, ad esempio, Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo su Netflix e mi sono ritrovata senza neanche mezzo sorriso in faccia, mezza risata, per poi dover abbandonare il film a metà. Per riassumere, ci eravamo tutti abituati all'idea che il periodo d'oro di Aldo, Giovanni e Giacomo fosse finito e che dovevamo semplicemente abituarci all'idea di dover conservare i ricordi dei loro vecchi film di un tempo. Poi un giorno è arrivato un trailer e l'impatto iniziale col pubblico non è andato benissimo, perché il trailer non prometteva nulla di buono. Oltre ad essere accompagnato da un poster che rappresentava il trio in spiaggia con un gabbiano che fa i bisogni sulla testa di Aldo, il trailer non sembrava augurare una risalita dal filone di film usciti ultimamente. Sembrava qualcosa di leggermente più impegnato, ma si presentava comunque come il trailer, passatemi i termini, semplice, sciocco quasi. Avete presente quei classici trailer da filmetto estivo o anche da cinepanettone, super rumorosi, con quelle quattro battute magari sul sesso, sul corpo, uno che inciampa, la caduta si fa male? Non era del tutto così, ma ci si avvicinava molto. Ci introduceva la storia di tre famiglie molto diverse tra loro che per una serie di disguidi prenotano per lo stesso periodo la stessa casa vacanza e finiscono con doverla condividere, con appunto tutte le loro diversità. E uno dei momenti topici di quel trailer, per spiegare l'impatto iniziale, è la scena in cui Giovanni sta sottolineando l'importanza di dover seguire le regole per poter convivere in quella casa vacanza, mentre gli altri personaggi lo scimmiottano e poi Giovanni risponde con una battuta sulle linee di "pure i Maya ridevano e poi si sono estinti". C'erano solo urla, ovviamente Aldo che urlava, una battuta sul sesso che ci sta sempre in quei trailer e poi per poi prendere una piega un pochettino più seria verso la fine. Quindi diciamo che eravamo tutti un po' rimasti con l'amaro in bocca. Non sembrava una cosa inguardabile come altri progetti recenti, ma di certo non stava attirando grandissime folle. Anzi, penso che la maggior parte del sostegno iniziale del pubblico verso la promozione di questo film fosse basato sulla passione per Aldo, Giovanni e Giacomo. Questo è un tipo di film che si va a vedere quasi indipendentemente dalla trama, solo per vedere appunto il trio comico. Se non ci fossero stati loro in questo film sarebbe stata una catastrofe. Premesso tutto ciò, quando è arrivato il momento di dover andare a vedere questo film, sono ovviamente entrata in sala accompagnata da molta cautela. Ma con mia grande sorpresa ho scoperto che tutto il materiale promozionale poteva essere rifatto perché il film è diversissimo dall'atmosfera indotta, dall'atmosfera che ci aspettavamo. Penso che l'aspettativa generale fosse comunque qualcosa di migliore rispetto ai film usciti recentemente, ma comunque con una trama un po' blanda, con un'enorme enfasi sul fatto che i protagonisti siano appunto Aldo, Giovanni e Giacomo, quindi una storia che poteva essere riempita con qualche battuta nostalgica, qualche battuta sul corpo, un po' di volti famosi e basta. Invece mi sono ritrovata davanti a un bel film. Riprendendo la storia che sta alla base del film,
tratta appunto di queste tre famiglie molto diverse che prenotano tutte e tre la stessa casa vacanza per lo stesso periodo, che guarda caso è altissima stagione, quindi non esiste la possibilità di spostarsi in qualche altro alloggio. Quindi dopo qualche lamentela, l'unica soluzione civile sembra quella di condividere lo spazio, con tutte le diversità. Ma le tre famiglie non sono solo diverse, rappresentano proprio poli opposti. C'è la classica famiglia milanese benestante, molto alla moda, molto all'avanguardia, molto stressata. Poi c'è la tipica famiglia meridionale, molto rumorosa, molto espansiva, passionale, fatta di grandi cuochi, ma anche grandi mangiatori. E poi c'è la terza famiglia che si colloca in una via di mezzo tra queste due, è quella più pacifica, quella più standard, diciamo, non è fatta di persone particolarmente colte o particolarmente ricche, ma abbastanza tranquille. Quindi la prima cosa che fa ridere di questo film è l'esagerazione delle caratteristiche di tutti i personaggi, da Giacomino con la camicia tutta perfetta, il macchinone, la moglie che deride le scuole private, ad Aldo e la sua famiglia con il cibo stracolmo di cibo buonissimo e con un modo di fare molto espansivo, molto passionale. E poi c'è Giovanni con la camicia hawaiana, il sandalo, il marsupio, sempre molto pacifico, sempre al risparmio, che mangia il panino in spiaggia con l'occhio critico puntato verso gli altri. E le mogli che seguono per filo e per segno i mariti mi sono piaciute veramente moltissimo, cosa che non mi sarei aspettata per niente. Ad esempio Maria De Biase, che nel film interpreta la moglie di Aldo, in tutto il materiale promozionale è stata ritratta quasi come una persona ignorante. E non capisco come mai, dato che nel film comunque mantiene un ruolo secondario rispetto a quello di Aldo, ma con un ruolo bellissimo che va oltre le urla o le battutine anticipateci prima della visione. Però la moglie che mi ha colpito più di tutti, che mi è piaciuta più di tutti, è stata quella di Giacomo, interpretata da Lucia Mascino. In Odio l'estate rappresenta la donna del nord, sempre a dieta, apparentemente sempre con tutto sotto controllo, bellissima pure con il vento in spiaggia, però sempre ansiosa, nervosa, con la sigaretta che cerca di mantenere le redini di una situazione ormai tracollante. Quindi immaginatevi la combo del personaggio di Maria De Biase e il suo nella stessa stanza per tutta la vacanza. Questo per farvi capire come il materiale promozionale si sia focalizzato su tutt'altro. A mio parere, uno degli aspetti che ha reso questo film migliore rispetto ad altri nella filmografia recente di Aldo, Giovanni e Giacomo è una caratteristica di cui ho parlato nel famoso video che è stato ormai tolto da YouTube, e cioè che, prese fuori contesto, le scene più comiche del trio non fanno ridere. Seguitemi in questo discorso. Prendiamo Tre uomini e una gamba, il film che credo quasi tutti ritengono sia il migliore del trio comico o comunque è il più conosciuto. La maggior parte delle scene che fanno ridere a crepapelle non hanno alcun senso quando vengono prese fuori contesto. Se voi provaste a descrivere queste scene a qualcun altro, non farebbero così ridere come nel film. Prendo una scena come esempio. L'esempio perfetto, secondo me, è quello di Ajay Brasorf, un personaggio ricorrente nella comicità di Aldo, Giovanni e Giacomo, che viene interpretato da Aldo e che nella scena di Tre uomini e una gamba viene fermato da un controllore sull'autobus, il controllore è Giovanni, perché è sprovvisto di biglietto. Per evadere la multa, Aldo si inventa un nome sul momento, il nome che gli viene in mente è Ajay Brasorf. Quindi mentre cerca di inventarsi questo nome, inventarsi le generalità, arriva un passante che è Giacomo, lamentandosi delle persone che non pagano i biglietti. Vedete come la mia descrizione non rende quanto il film. Infatti l'aspetto assolutamente fantastico e che rende esilaranti queste scene è la naturalezza con cui vengono espresse le battute. Personaggi che si parlano uno sopra l'altro, gli sguardi, l'italianità della situazione, l'assurdità della situazione. E poi indubbiamente il fatto che i tre personaggi abbiano delle caratteristiche talmente distintive, talmente specifiche da rendere ancora più divertente la scena. Un altro esempio perfetto, sempre in Tre uomini e una gamba, è la scena della trattoria, e cioè quella in cui Aldo, Giovanni e Giacomo sono seduti al ristorante, in questa trattoria,
e dopo aver incontrato una bellissima ragazza, e cercano di spiegare cosa facciano la vita, quale sia la loro professione. Ma vergognandosi di avere un ferramenta chiamato il paradiso della brucola, si lanciano in un discorso complicato, elaborato, in cui sostengono di creare strumentazioni a sostegno dell'innovazione. Presa fuori contesto, questa scena non fa particolarmente ridere. È stata anche difficile da spiegare, da rendere, ma quello che fa veramente ridere è la complicità tra i personaggi, il modo in cui si esprimono, si interrompono, la naturalezza, l'assurdità della situazione. A questo proposito ho letto un articolo molto interessante che spiegava come Aldo, Giovanni e Giacomo rendano al meglio quando sono senza maschere, quando sono semplicemente loro stessi, ed è anche per questo che alcuni film in passato non hanno funzionato. E secondo me questo elemento della naturalezza è ritornato in Odio l'estate. Forse anche perché è stato diretto da Massimo Venier, storico regista di altri film del trio comico come Chiedimi se sono felice, Così la vita, Tu la conosci Claudia e poi appunto Tre uomini ed una gamba. Perché a differenza di quello che ci voleva mostrare tutto il materiale promozionale, questo film in verità si basa su situazioni normali, sulla comicità basata sulle differenze, sul modo di crescere i figli, sul modo di vivere la vacanza. E poi appunto la vacanza, l'estate, le ferie, quel momento estivo sacro per tutti gli italiani. I giorni di ferie, le città che si svuotano, le domeniche da bollino rosso sulle autostrade, e il studio aperto che ricorda gli anziani di rinchiudersi dentro i centri commerciali, la coda per prendere il traghetto, il dramma del fare le valigie, e tutti quanti sappiamo che noi italiani non ci spostiamo senza 70 cambi di vestiti e senza praticamente traslocare tutta la casa. Anche se è l'estate, come spiega il film, ci lamentiamo. E il caldo, e i giorni, e i soldi, le ferie, il traffico. Quel che ci fa ridere è che a grandi linee tutti quanti ci riconosciamo in una di quelle tre famiglie. Quindi, se eravate rimasti delusi dagli ultimi progetti di Aldo, Giovanni e Giacomo, date loro un'altra possibilità con Odio l'estate. Non mi addentro di più nella trama per non rivelare spoiler, ma adesso voglio sentire la vostra opinione su tutti questi argomenti. Su Aldo, Giovanni e Giacomo, su questo nuovo film, sui vecchi film, cosa ne pensate? Lasciatemi tutto qua sotto nei commenti. Spero vi sia piaciuto questo video, se così fosse ricordatevi di iscrivervi e ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!